Benvenuti a tutti. Dico qualche parola introduttiva prima di lasciare la parola ai nostri ospiti e prima di presentare i nostri ospiti, qualche parola su questo ciclo, su questi dialoghi. È un ciclo di tre appuntamenti, di tre chiacchierate, chiamiamole così, che hanno al centro il tema della città, evidentemente. Il nostro titolo è, per l'esattezza, Dove iniziano le città, dove finiscono le città. E poi c'è un sottotitolo. C'è un sottotitolo che delinea un altro aspetto di questo ciclo, un sottotitolo che suona così, Dialoghi interurbani, come le vecchie chiamate da città a città. Questa è stata un'idea di Fabio Benincasa. Direi anche a sottolineare che il progetto nasce dalla collaborazione di due istituzioni, di due curatori e anche di due luoghi proprio. Io sono Federico Leoni, qui con me appunto Fabio Benincasa, le due istituzioni rispettive sono l'Università di Verona, nel mio caso, Dipartimento di Scienze Umane, e ancora più esattamente quel particolare contenitore, quel progetto che si chiama Contemporanea. E poi invece il RIF, Museo delle Periferie di Roma. Il progetto nasce appunto da questo incontro, nasce dall'incontro di due persone, come spesso accade, ma anche di queste due istituzioni, di questi due luoghi di ricerca, di diffusione, che in modi differenti mi sembra siano portati spontaneamente. Quello che abbiamo scoperto parlandoci era che spontaneamente ci stavamo orientando, diciamo, su una domanda che investe la contemporaneità, lo statuto del contemporaneo, sulle sue trasformazioni, sui suoi enigmi, e poi sulla città come un luogo sintomatico di questi mutamenti, come un luogo che è emblematico dell'instabilità del contemporaneo. Ecco, allora direi così per spiegare in poche parole di che si tratta in questo ciclo. Direi che chiederci come facciamo, dove iniziano le città, dove finiscono le città, come suona appunto il nostro titolo, significa intanto non dare per scontato questa entità, questa ovvietà in un certo senso che è la città. E lo suggerisce anche l'immagine che abbiamo scelto nella locandina, che abbiamo messo in locandina, che è uno scatto di un fotografo russo, Alexander Gronsky, è tratta da una serie di immagini che si chiama Pastoral e che ritrae dei luoghi di confine della città di Mosca, in sostanza. E qui in particolare vediamo dei ragazzi, dei bambini che scivolano sulla china sabbiosa di un cantiere, sembra di capire, sembrano cadere fuori dallo spazio abitato in una regione altra, in una specie di cora, no? Di regione esterna, lontana, che ha qualcosa di estraneo a questo bianco un po' enigmatico. E sono, di nuovo, sembra di capire, dei bambini, degli adolescenti, cioè, direi così, delle creature di confine che giocano su un confine, su uno sconfinamento. E allora, in fondo, dove iniziano le città, dove finiscono le città, significa che le città non sono degli artefatti chiusi, conclusi, ma dei luoghi vivi che sconfinano, che si reinventano, che finiscono continuamente in una grande quantità di modi e anche che ricominciano continuamente, che riprendono vita continuamente, in una quantità di modi, di luoghi, anche imprevisti, forse soprattutto imprevisti, soprattutto luoghi enigmatici, luoghi indefinibili, indefiniti. Gli eventi accadono sempre dove non sono attesi, dove non hanno già uno spazio, un tempo definito. E poi forse significa, e questo è l'ultimo punto che metterei sul tavolo per tracciare un po' il campo nel quale ci muoveremo, non solo nell'incontro di questa sera, ma nei prossimi incontri anche. Cioè significa più in generale assumere una visione di fondo, una visione secondo la quale la città è un'unità di misura interessante, direi così. È un'unità di misura importante, magari più importante di altre oggi. Cioè in un tempo di riassetto degli spazi istituzionali, degli spazi geopolitici, degli spazi abitativi, degli spazi di vita quotidiana, ci sono certe misure, certi tagli di spazio più ampi, come le regioni, gli stati, i continenti. E ci sono regioni e tagli di spazio più minuti, come le singole abitazioni, le celle in cui siamo ormai confinati. E invece è su questo taglio intermedio che noi mettiamo l'accento, che noi abbiamo pensato di puntare.
E poi forse anche sul modo in cui questo taglio intermedio di spazio e di vita, che comporta anche un pensiero della comunità, dello stare tra livelli maggiori e minori, potrebbe ridisegnare, dare un contributo a ridisegnare quei tagli di spazio tanto più grandi o tanto più piccoli. Cioè, forse abitare uno stato come fosse una città, abitare una stanza come fosse una città. È anche di questo che il nostro titolo fa questione, cioè smuovere i confini, saltare tra i livelli, mischiare i livelli. Ma appunto, lascio spazio ai nostri ospiti e li presento. Sono Giorgio De Finis e Riccardo Panattoni. Giorgio De Finis è antropologo, artista, curatore indipendente, ideatore del MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove. È ideatore di una realtà, di uno spazio come Metropolis, è ex direttore del MACRO, il Museo di Arte Contemporanea di Roma, ed è l'attuale direttore dell'istituzione con cui abbiamo costruito questo progetto, cioè RIF, il Museo delle Periferie, sempre a Roma. E Riccardo Panattoni, al quale tra un istante lascio la parola, che è filosofo, insegna etica della cura e etica della psicoanalisi all'Università degli Studi di Verona, viene da studi e da interessi profondi anche di filosofia politica, dirige il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, condirige col sottoscritto un centro di ricerca su filosofia e psicoanalisi, sempre presso la nostra Università di Verona, e citerei tra i suoi tanti libri uno degli ultimi, che si intitola Giorgio Agamben, La vita che prende forma, edito da Feltrinelli. Lascerei la parola a Riccardo, dopodiché ascolteremo Giorgio. Sono brevi interventi, in realtà l'idea poi è di costruire una conversazione via via più movimentata, sicché a un certo punto anche Fabio Benincasa e io stesso interverremo magari con domande, considerazioni sulla base delle vostre sollecitazioni. Allora, grazie ancora a tutti, sono felice di questo inizio di ciclo e lascio la parola a Riccardo Panattoni. Ringrazio anch'io per questo vostro invito, per questa nostra organizzazione, per cui in fondo siamo tutti quanti parte in causa e sono molto contento di questa prospettiva, di questo dialogo per noi tra apprendisti molto importante perché, come dicevi, giustamente contemporanea a questa ambizione di lavorare molto con il territorio, con la città, con il quartiere in cui è immersa in modo interessante, problematico, no? Con questo spazio bellissimo che abbiamo, dove abbiamo, che si chiama Santa Marta, dove abbiamo portato una serie di opere d'arte contemporanea, quindi l'abbiamo fatto diventare anche un luogo espositivo. Quindi diciamo che stiamo lavorando molto da questo punto di vista e quindi questi incontri si iscrivono effettivamente dentro un percorso e un interesse molto, molto marcato e, no, e tutt'altro ovviamente che occasionale. Per quanto riguarda il mio breve intervento, cioè no, non è un vero e proprio intervento, cioè sono delle sollecitazioni, cioè degli spunti che mi sono venuti in mente rispetto no, alla sollecitazione del titolo stesso, cioè dove iniziano le città, dove finiscono le città. E la prima osservazione che mi verrebbe da, come dire, da, no, da sottolineare con voi, che è una questione molto semplice, ma che credo sia importante comunque evidenziare, è che nel momento in cui io penso allo spazio di una città, alla città come presa nei suoi luoghi, la penso subito immediatamente come una città abitata, cioè dove no, la città è fatta anche necessariamente della presenza della singolarità delle vite, cioè non riesco, come dire, no, a non associare no, la città. A non associare la città alla vita, alla singolarità di una vita, al fatto appunto come potremmo no, riprendere se può aiutarci
il bel sottotitolo dell'ultimo libro di Giorgio Agamben, non una vita abitante, cioè siamo delle vite abitanti in qualche modo, no? Cioè, quindi questo, come dire, come sottofondo. Cioè, e allora mi veniva anche associare, diciamo così, alla domanda che regge questi nostri incontri, pensata forse più al singolare che al plurale, ma poi cercherò di condividere con voi anche perché, cioè se ci chiediamo dove inizia e dove finisce una città, forse ci dovremmo anche interrogare dove inizia e dove finisce una vita. Dove ovviamente una vita non possiamo pensare che inizia e finisca, no, con la nascita e con la morte, ma potremmo pensare appunto a come una vita sia fatta di interruzioni, di riprese, di arresti, di ricominciamenti, e come quindi questa modalità che caratterizza la singolarità di una vita si intrecci profondamente con i luoghi che abitiamo. E molte volte questi luoghi appunto sono le città. E dunque potremmo anche dire, come di nuovo come ulteriore sollecitazione, che noi potremmo pensare anche all'unico termine della cartografia come elemento che tiene insieme la città, no? La singolarità della città con la singolarità della vita. Cioè, quindi, no? Una cartina, qualcosa che sembra tratteggiare gli spazi e i luoghi, una biografia, no? Cioè, dunque, come se ci fosse, no? Una interazione necessaria di nuovo per creare no? La storia di una vita, intrecciarla con i luoghi che ha abitato, che l'hanno in un certo senso anche abitata. E quindi direi che la città è sempre una. Ecco perché pensavo no, di spostare al singolare la pluralità del titolo in modo, come dire, strano da parte mia, perché di solito uso sempre il molteplice rispetto alla singolarità. E quindi mi sembrava però come dire, importante richiamare questo aspetto, cioè nel senso che la città è sempre una, farò anche alcuni riferimenti, è una, ma proprio perché ci sono le vite, cioè la singolarità della vita non è mai unica, cioè, non è mai, cioè è una ma non unica, non c'è un'unica città. E quindi potremmo dire che la città è una e molteplice al tempo stesso. No? Cioè è sempre una, ma è sempre molteplice, così come anche le vite. Anche la vita singolare è sempre una, ma molteplice al tempo stesso. Questa indicazione dell'unicità e molteplicità al tempo stesso, secondo me, la restituisce bene un esperimento di cui parla Giorgio Agamben in un'intervista per il supplemento del manifesto Alias del 2002, dove parla di un esperimento che lui ha fatto, cioè di incollare attraverso lo scanner le mappe di più città, cioè quindi di fare, no, delle mappe di più città una mappa unica, per cui, non so, c'era un vicolo di Roma che sbucava in una piazza di Parigi, un boulevard parigino che proseguiva in una stradina di Berlino, no? Cioè, quindi, di nuovo, mi sembra che renda molto, no, molto bene questa indicazione di essere una e molteplice al tempo stesso, reale e immaginaria al tempo stesso, no? Cioè, anche questo, no, mi sembrava rispondere bene, cioè nel senso che non si tratta di pensare a una contrapposizione tra la realtà della città o la città che deve essere no, immaginaria. Diciamo proprio perché le città sono abitate, cioè questo intreccio tra questo annodamento, potremmo dire, tra no, reale e immaginario è qualcosa di costitutivo quando pensiamo appunto a questa relazione tra gli spazi della città e le vite che la compongono nella loro singolarità.
Rispetto a questo, a questa indicazione, mi sono venute poi in mente dove, no, cioè altre due indicazioni, diciamo così, a seguire un po' da questo, da questa concatenazione di pensieri che io vi sto poi riproponendo e che sto cercando di condividere con voi. Cioè, una è che la città, lo spazio della città è un luogo non strutturato per orientarsi, ma piuttosto è uno spazio in cui perdersi. Cioè, è uno spazio in cui perdersi, dove poi in fondo effettivamente perdiamo le nostre vite, no? Cioè nelle città, ma è un modo di perdersi anche esattamente lì dove vogliamo essere. Cioè non un senso di perdersi come smarrimento, diciamo così, cioè, ma il senso di potersi perdere in ciò che abitiamo, appunto, in ciò che siamo abituati ad attraversare, dove siamo abituati a stare. Cioè, diciamo che è una modalità del perdersi totalmente differente dal perdersi nel deserto. Cioè, il deserto è un luogo, appunto, dove no? Cioè, dove si è destinati a perdersi, dove il perdersi, come dire, è legato all'angoscia. Direi invece che lo spazio della città è un luogo in cui perdersi per piacere e non per angoscia, cioè dove perdersi è in un certo senso no? Un piacere. L'altro riferimento è che quando pensiamo di nuovo alla città, pensiamo appunto a un centro e alle periferie, cioè appunto un centro storico, il cuore pulsante di una città e poi le periferie, cioè quindi pensiamo alla città in forma orizzontale che si amplia, direi che c'è anche un altro movimento però della città che è un movimento verticale. Cioè, le città si sviluppano anche per stratificazioni, no? Cioè, quindi c'è un doppio movimento che caratterizza lo spazio della città, cioè quindi non, sia in orizzontale sia in verticale, no? E credo che anche questo movimento corrisponda bene e si annodi bene con quelle che sono di nuovo le vite, perché anche le vite, no, hanno questa caratterizzazione di muoversi in divenire, di svilupparsi, ma al tempo stesso di essere delle stratificazioni, no? Cioè qualcosa che poi va in profondità. Mi sembra poi, cioè, o comunque più che sembrarmi, mi è sopraggiunto anche un altro, un'altra concatenamento, direi, più che associazione, perché non sono appunto libere associazioni, sono concatenamenti discorsivi che si sono strutturati nel pensare a questo nostro incontro. Direi che insieme alla città, insieme alla vita, cioè dove iniziano e dove finiscono, forse c'è anche qualcosa che viene subito in gioco, che è anche la lingua, cioè doverci chiedere forse anche dove inizia e dove finisce una lingua, cioè in fondo le città come le vite sono parlate, no? Cioè risuonano no? di questa componente, pensando anche a come della lingua no? Parla la Bachmann, dice ogni lingua ha un centro storico e delle periferie più o meno recenti, no? Cioè dunque, no? anche la lingua ha questa caratteristica di ampliarsi, di muovere, di divenire, ma al tempo stesso ha un movimento verticale di stratificazioni, cioè, no, di traduzioni, di contaminazioni con altre lingue, di rapporto tra scrittura e letture. Cioè, diciamo che di nuovo anche la lingua, un po' come la città e come le vite, ha un tratto determinante di qualcosa di immemoriale, cioè qualcosa che non, come dire, no, che non ritorna esattamente al ricordo, ma questo non vuol dire appunto che sia senza una memoria,
C'è dunque questo un intreccio non forte tra la città, i luoghi della città, la vita nella sua singolarità e anche una lingua che ha, di nuovo anche la lingua ha questa connotazione, direi, no, di essere una e molteplice al tempo stesso. Allora, se queste sollecitazioni, come dire, hanno una ragione di essere, diventa abbastanza comprensibile perché Calvino, nell'idea della città, dica che per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Cioè, dire, no, cioè no, no, non è soltanto una questione per vedere i luoghi di una città, appunto accorgersi che abbiamo gli occhi aperti per guardarla. E quello secondo me che rende abbastanza bene, cioè nelle sollecitazioni che stiamo seguendo adesso, o che comunque insomma, mi è venuto subito in mente, è il titolo secondo me molto giusto che la Triennale del 2002 ha dedicato alle città invisibili di Calvino, che l'ha intitolato La visione dell'invisibile. Cioè, quindi non si tratta, no, di nuovo anche qui, come no, nella città di Agamben, tra reale e immaginario, non si tratta di contrapporre il visibile all'invisibile, ma di interrogarsi di come sia possibile rendere visibile l'invisibile o come l'invisibile sia effettivamente visibile. E direi che anche in questo senso possiamo trovare questa indicazione, secondo me, anche in Calvino, della città una e molteplice, perché anche le città invisibili mi sembra, no, che possiamo ascoltarle, leggerle come una molteplicità, come diverse declinazioni, ma sempre di una città, no? Cioè, hanno sempre, no, cioè questa molteplicità che non vuol dire che le città siano differenti, ma sono diverse declinazioni molteplici che la città può avere. Una degli spunti che mi sembrava molto pertinente rispetto anche a questo nostro discorso è quando Calvino appunto vede due città, e anche qui ne vede due, ma è una, cioè, no? Cioè non sono di nuovo due città differenti, ma sono, come dire, no, due città che sono sempre poi una città, e che è una città del topo e una città della rondine. E anche qui credo che non siano due alternative, cioè non credo che la città del topo e la città della rondine appunto siano due modi diversi, ma mi sembra che possono indicare bene come noi abitiamo le città di nuovo, cioè nel senso che siamo sia topi che rondini, cioè nel senso che appunto viviamo le città in profondità, nella stratificazione, come fanno i topi, ma anche le abitiamo volando e costruendo nidi, cioè creando abitazioni che vanno invece in altezza, no? Cioè, quindi diciamo che il topo e la rondine sono due modalità che rispondono no, di nuovo al modo in cui le vite stanno all'interno della città, per cui mi sembrerebbe un'indicazione abbastanza precisa e sostenibile che non c'è un movimento ideale utopico di Calvino che dice dai topi alle rondini, diciamo così, no? Cioè dal vivere come topi nelle città alla spinta liberatoria della capacità di vivere le città come delle rondini. Però in questo diciamo così, quindi diciamo che i topi e le rondini esprimono comunque due modi di operatività, cioè il fatto che mentre viviamo e abitiamo le città, lavoriamo, siamo come dire, no, fattivi, operiamo, creiamo appunto nidi, tane, no? Cioè cerchiamo come dire, no? Cioè di rendere abitabile in quel modo la città. E dice Calvino, però questo non basta. Ci vuole anche qualcuno, dice Calvino, che faccia qualcosa per il solo piacere di farlo. No? No? Cioè, come se in questa operatività poi no, di nuovo subentrasse qualcosa, un gesto
un modo di stare, un modo di guardare questi spazi che non è, no? Che non è più nell'ordine dell'operatività, della fatticità, ma ha esclusivamente l'orizzonte del piacere, ma dice Calvino deve essere un piacere, è un gesto nato per caso, senza dare troppa importanza, senza che sia un'operazione decisiva, no? Cioè qualcosa come dire quasi di un momento di un'appariscenza, qualcosa che non, comunque non deve essere sicuramente sovradeterminato, no? Cioè un po', vedete, mi sembra no, corrispondere un po' al senso che stavo dicendo del perdersi, cioè nel perdersi lì dove vogliamo stare, no? Cioè c'è qualcosa che, no, che interrompe la nostra operatività di topi o di rondini. Dice Calvino che allora in quel momento lì, no? In questo momento di sospensione nel nostro comunque stare all'interno delle città, dice Calvino, allora la città si trasfigura, gli spazi cambiano, cambiano le altezze, le distanze, no? E appare qualcosa, dice Calvino, che diventa di cristallina trasparenza come una libellula. Cioè, allora, no, mi sembra che, cioè, quindi questo non vuol dire, secondo me, che siamo anche libellule. Cioè noi continuiamo, come dire, in un certo senso a essere topi e rondini, ma dentro questa operatività, in questo nostro modo, come dire, no, di abitare la città, nel momento in cui subentra questo gesto in appariscente, si formano delle immagini. Cioè quello che potremmo dire con, no, con Benjamin, un'immagine dialettica. Cioè qualcosa che come dire, si carica, è un'immagine che nella sua fissità si carica di tempo, ma che è un tempo che non è per noi. Cioè, anche questo, anche, no, è molto vicino anche questo passaggio a quello che Calvino dice a proposito del sogno, no? Cioè il fatto che appunto non puoi tenere gli occhi aperti per vedere la città, ma sembrerebbe quasi un'indicazione. Come, no, come l'invito di Joyce, no? Chiudi gli occhi e vedrai, cioè, no? Come se per vedere anche non si deve soltanto spalancare ancora di più, no, gli occhi, ma forse chiuderli e sognare la città, come sogniamo le nostre vite, come sogniamo la nostra lingua. Ma dice Calvino, il sogno nel momento in cui accade è già superato e quindi può essere utilizzato soltanto dalle generazioni future, no? Cioè, l'aspetto utopico in fondo è questo, cioè non un'idealità che dobbiamo realizzare, ma qualcosa che lasciamo, no? Cioè un sogno, no? Un aspetto immaginario che lasciamo, perché questo lasciarlo, come, no? Questa immagine cristallina della libellula, può essere utilizzato, può essere una risorsa per le generazioni, future. E allora se è così, quindi chiudo la mia sollecitazione, diciamo così, sperando di averne data qualcuna, diciamo che se questa costellazione che ho cercato di ricostruire si tiene, allora forse l'interrogazione su dove inizia e dove finisce una città, dove inizia e dove finisce una vita, dove inizia e dove finisce una lingua, cedono il passo. Cioè cedono il passo e quindi no, la città, una città, una vita, una lingua ritrovano una loro composizione, diciamo così, in quella che dicevo all'inizio, in una vita abitante, cioè capace di rispondere appunto non all'inizio e alla fine, ma nel poter stare nella congiuntura che gli è, no, che gli è dato vivere. Quindi mantenendosi poi, no, in questa dialettica tra il topo e la rondine, ma aspettando che qualche libellula si formi davanti ai propri occhi. Mi fermerei. Grazie Riccardo. Giorgio. Eccoci. Beh, insomma,
stimoli importanti, provo a tenerne conto e a seguire un po' le indicazioni. Diciamo intanto la città, lo dico, lo sanno tutti, ma lo ripeto perché è un passaggio di Rubicone, diciamo, dal punto di vista proprio della storia degli umani. No, nel 2007, 23 maggio, diventa l'habitat, l'ecosistema di riferimento del 50% più uno della popolazione mondiale, no? Ed è un numero che sta crescendo, quindi diciamo a un certo punto della nostra storia gli umani hanno privilegiato la città, sono diventati umani e urbani, ecco, anche un po' marziani, ho detto in un altro contesto, affrontando, riferendomi più che altro all'architettura, in quel caso a certe architetture e a una certa ricerca dell'estraneità che comunque la città ha anche in questa vocazione a farci perdere e a sorprenderci, no? Che è una delle cose che, insomma, da Baudelaire in poi incuriosisce e affascina dello stare in città, no? La città non si conosce, gli abitanti della città non si conoscono, la città si vive in un modo totalmente diverso dal piccolo centro, dal paese. Certo, ci può essere il quartiere, ma diciamo ciò che ci affascina della città è anche un po' questo suo mistero, questo fatto che appunto ci perdiamo e che incontriamo diciamo l'altro no? Ad ogni angolo di strada, ecco, diciamo, no? E ci mette anche un po' di inquietudine, un po' di insicurezza, un po' di paura, anche quello ci piace, se vuoi, della città, no? Che ci deve sorprendere. Io volevo affrontare il tema, diciamo, di queste grandi concentrazioni dicendo che appunto la città è diventato il nostro habitat naturale, cioè è la creazione esosomatica dei sapiens più grande che c'è, quindi diciamo è artificiale ma è anche naturale sotto questo aspetto, no? Perché diventa il nostro ambiente, diventa lo spazio che attraversiamo, e anche se se è sempre opera umana, non lo percepiamo più così. Cioè, no, si chiama la giungla di pietra, ma è una foresta, la città nella quale, no, facciamo incontri, ci perdiamo, eccetera. Dall'altra parte mi interessava anche sollevare un po' una questione che è all'opposto della concentrazione, che è quella della sparizione. Ora noi l'abbiamo vista e ci ha molto colpito durante il primo lockdown, no? le città deserte. Ecco, tanto io e Fabio abbiamo curato un volume che abbiamo chiamato Closed, il mondo degli umani si è fermato. Cioè questa immagine è stata così forte no? Che ci ha dato così l'idea che il mondo si fosse fermato, che la macchina mondiale globale si fosse inceppata, ecco, diciamo, e questo mi riporta anche al discorso degli occhi aperti che si faceva prima, no? In realtà è stata non voglio dire che non ci sia stato, diciamo, un duro colpo, che non sia un duro colpo quello inferto dal Covid-19, insomma, in termini i più vari, però diciamo questa fine del mondo, della città deserta, no? In realtà non c'è stata, la città ha continuato come il mondo ad esistere, semplicemente ritirata negli ambienti domestici, no? Però questa immagine della città deserta a me ha fatto un po' riflettere su un rischio che la città oggi corre, no? Perché cioè, se è il luogo della concentrazione da una parte, è anche il luogo scelto per gli ancoraggi a terra di un'altra cosa invisibile, che sono la finanza globale, gli algoritmi della finanza, no? Cioè, quando Saskia Sassen qualche tempo fa ci mostrò la carta della città di Londra dicendoci guardate le zone colorate di blu, e io vedevo un'intera mappa colorata di blu, ecco, lei ci stava indicando
quelle parti di città, ripeto, tutta, di cui non si conosce, diciamo che erano proprietà di cui non si conosce il nome del proprietario, cioè un'intera città, diciamo, Londra, no? Era di fatto messa nei cavò di banche finanziarie, cioè era diventata una casa, cioè come dire, non era più una casa, aveva cessato di essere, o era ancora casa, ma di fatto era un'intera città che serviva da ancoraggio per operazioni invece invisibili, leggere, che avvenivano altrove, e quindi in qualche modo il rischio che il Covid, questa immagine della città deserta ci ha mostrato, il rischio che la città possa essere anche svuotata dalla vita, svuotata dagli abitanti, che oggi esista una città che vale metro quadro e quindi garantisce certe cose a prescindere dai suoi abitanti, anzi che per questa seconda forma di città e di concentrazione, che è una concentrazione di denari e non di umani, diciamo gli umani siano quasi di intralcio, cioè a un certo punto stanno diventando di intralcio, no? Quindi diciamo tra questi due estremi c'è una città che è quella che noi stiamo vivendo, che non è l'immagine della città deserta, che però potrebbe esistere, cioè immaginiamo l'operazione, ricordiamo l'operazione che fece Hariri a Beirut, quando a un certo punto intestò alla sua società Solidaire l'intero centro storico e disse, no, cioè cacciò gli abitanti, beh, erano già stati cacciati di fatto dalla guerra, però in qualche modo quel pezzo di città diventava privato, diventava, no? Ma noi possiamo immaginare che interi quartieri possano essere acquistati perché, diciamo, il mercato lo consente, quindi la forma della città possa essere ad un certo punto anche fortemente modificata da ragioni che hanno poco a che vedere con la vita, poco a che vedere con l'esistenza degli abitanti di un territorio, di una città o di chi la attraversa. Quindi, diciamo, tra questi due estremi c'è una città che a mio avviso diventa sempre più ostile, diventa sempre più, come dire, incline a cacciare l'umano, intanto partendo dagli umani più deboli, insomma, dagli umani economicamente più fragili, che espelle ai margini, nelle periferie, dormitorio, ma anche in tanti altri luoghi. Roma è la città che forse ha più occupazioni abitative, anzi direi per certo la città che ha più occupazioni abitative sicuramente d'Italia, ma forse d'Europa, in questo senso, scherzando dico spesso che potrebbe essere considerata, se ancora si può usare questa vecchia espressione, la prima città del terzo mondo, cioè è la prima città europea che subisce le pressioni che sono tipiche di alcune, diciamo, grandi megalopoli, grandi metropoli del mondo, no? Ricordo che Mumbai, che è la capitale economica della terza potenza economica del mondo, ha 11 milioni su 16 che vivono negli slum. Ecco, Roma, quando i miei amici camminatori, stalker, diciamo, risalirono le due sponde del Tevere, contarono 10.000 persone che vivevano nei canneti, ecco, diciamo, no? Quindi c'è un pezzo di città molto invisibile che però esiste e sta lì. Idem la città senza diritto delle occupazioni abitative, che io ho incontrato proprio facendo il giro a piedi con gli stalker del Grande Raccordo Anulare tanti anni fa, e che mi ha portato poi a immaginare il viaggio di Metropolis, questa occupazione sulla via Prenestina, sulla Luna, cioè diciamo questa città che espelle quelle che Bauman chiamava le vite di scarto, forse deve trovare un altrove più ospitale dove ricominciare, ecco, e quindi forse appunto i topi farsi rondini, per usare la, diciamo il gioco
di cui si parlava prima. Ecco, quindi io diciamo che sono totalmente d'accordo nel mettere l'abitare al centro. Per me l'abitare va al centro anche politicamente. Cioè, non ci può essere nessuna riflessione oggi sulla città che non metta al centro l'abitare, ma mettere al centro l'abitare, a mio avviso, oggi deve essere chiaro che è un'operazione trasversale, cioè che pone da una parte tutti coloro che la città la abitano e quindi che rimangono a vari livelli, anche socio-economici, ma rimangono a livello delle esigenze dei terrestri, degli umani. Puoi essere possessore di tre case, puoi non averne nessuna, ma appartieni momentaneamente ancora a chi la città la vive come ecosistema, come ambiente, diciamo, tra mille virgolette, naturale, una seconda natura, ma naturale, mentre invece dall'altra parte c'è la città, diciamo, attaccata e sfruttata, e quindi il contrario dell'ecosistema da proteggere, diciamo, attaccata da algoritmi finanziari che invece sono, secondo me, totalmente ormai, diciamo, nemici dell'abitare e della vita. Ecco, io vedo sempre più chiaramente queste due città che si confrontano e si scontrano. Non è chiaro ancora a tutti politicamente, c'è ancora un modo di pensare che viene da altre epoche e ci portiamo dietro, per cui quartieri ricchi, quartieri poveri, ma io penso che diciamo, gli umani urbani potrebbero trovare nuove alleanze se pensano che stanno combattendo una lotta contro i tripodi invisibili della finanza globale che attacca invece dal cielo. Ecco, io mi fermerei qui e vi ridò volentieri la palla. Grazie Giorgio, grazie anche a te. Beh, mi sembra, ascoltando i vostri due discorsi, che si tocchino in una serie di punti. Io ne indicherei uno che lascerei poi sul tavolo e poi sentiamo se anche Fabio vuole aggiungere qualche cosa, rilanciare, commentare. Ma un punto intanto di contatto evidente dei due discorsi che abbiamo ascoltato sta in questo. Potrei indicarlo citando un passaggio del discorso di Riccardo Panattoni, quando diceva che si potrebbe immaginare, Giorgio Agamben ha immaginato un montaggio di planimetrie, no? Di mappe di città, il che in qualche modo rivela che ogni città è già un montaggio di città, no? L'esperimento mette in luce che si può fare un montaggio di città, ma che ogni città è già un montaggio di pezzi, è già un montaggio di passaggi, no? Di quartieri, di luoghi abitati da lingue differenti, come tu a un certo punto dicevi. E Giorgio invece, Giorgio De Finis, diceva: la città invisibile che cos'è? Beh, è la città di cui non sappiamo, di cui non sappiamo di chi sia, di cui non sappiamo da chi sia abitata, non sappiamo chi la possiede, è attraversata da delle linee di forza invisibile in qualche modo, no? Che la strutturano dando a vedere dei risultati e nascondendosi in quei risultati, a volte anche non dandosi a vedere neppure nei risultati, ma semplicemente nascondendosi in anfratti, pieghe, concavità, per cui la città non è solo una superficie. Cioè, mi sembra che entrambi voi indicaste la necessità di una lettura della città, di una decifrazione della città. Cioè, la città va letta e va decifrata perché va attraversata nei suoi strati, vanno districate le sue linee di forza, bisogna rendersi sensibile, ascoltare le sue linee di tensione e anche forse i suoi punti di frattura, perché questi sono occasioni, sono luoghi di conflitto e dunque anche luoghi che occasionano. Sono luoghi di evento, e da questo punto di vista la città è un insieme di eventi, è un concatenamento di eventi che tutti sono dissonanti, o quando diciamo la città nominiamo la consonanza di tutte queste dissonanze e dunque di tutte queste occasioni.
Fabio, che dici? Io ho trovato, diciamo, molti punti di contatto, molte cose interessanti. Una di queste, a proposito del visibile o dell'invisibile, che mi viene in mente perché avevo intenzione anche di parlarne la prossima volta quando poi ci incontreremo, è che in Occidente le visioni della città ideale sono sempre visioni della città vuota, no? Nonostante all'inizio Riccardo parlasse della città abitata, della vita abitante, in realtà se uno va a guardare le tavole di Fra Carnevale o variamente attribuite a San Piero della Francesca, sono prive di abitanti. E mi sembra che ci sia fin dall'inizio della modernità una sorta di conflitto fra una città del progetto e una civitas delle relazioni che vivono insieme ma vivono in parallelo. Una città che tende a essere vuota, solo gli edifici e le relazioni economiche, e poi invece una città più affettiva, di cui è più facile accorgersi forse adesso che siamo tutti concentrati e limitati in casa. Ecco, mi chiedevo se non fosse fin dall'inizio che c'è questa dualità, e adesso quando, diciamo, la finanza si manifesta ancora di più di quello che si poteva manifestare nel Cinquecento, non so, con l'addizione Erculea a Ferrara, per dire, con questo tipo di pianificazione. Come volete che procediamo? Prego. Riccardo, vuoi fare tu un secondo giro? Anche breve? Sì, ma io ho ascoltato con molto interesse i vostri tre interventi, direi, perché proprio poi dopo sono stati più interventi che anche i vostri, più che domande, oltre che invece l'intervento di Giorgio, molto più articolato, ovviamente. Cioè, ho preso alcuni appunti, che restituisco così di nuovo, cioè, speriamo poi appunto che tutto questo poi preveda dei ritorni, dei momenti di discussione, eccetera. Cioè, una cosa che, cercando di intrecciarlo un po' anche con quello che ho cercato poi di dire, cioè, diciamo che io ho utilizzato un po' una contrapposizione, diciamo così, tra il piacere e l'angoscia. No? Cioè, dunque, di nuovo, declinando per me in modo determinante, cioè la partita politica per me è questa, cioè se non c'è una vita abitante nella città, la città vuota appunto, cioè non prende un sopravvento su cui bisogna necessariamente, come dire, discutere. Io credo che ci sia effettivamente una tendenza a pensarla così e ad acquistarla anche così, ma per alcuni versi c'è anche una certa nostra forse modalità di assecondare questa, e su cui dobbiamo fare almeno attenzione noi, abbiamo almeno noi la responsabilità di fare attenzione su questo punto. Cioè, e dunque, allora, piacere, angoscia, ma è appunto quello che faceva emergere molto bene Giorgio, secondo me, è il fatto che c'è anche l'inquietudine. Cioè, non c'è soltanto no, piacere e angoscia, ma c'è anche una certa inquietudine del fatto che appunto la città può diventare un deserto, cioè può essere, come dire, può essere pensata come una città vuota, una città di cui non sappiamo, e anche una città di cui non sappiamo di chi sia. Cioè, secondo me anche questo è un passaggio molto con cui dobbiamo evidentemente fare i conti, cioè l'aspetto che appunto gli algoritmi finanziari stanno stravolgendo completamente il concetto di proprietà, cioè quindi non possiamo più pensare che c'è qualcuno che è un proprietario di qualcosa. Allora, cioè, la declinazione è come ci possiamo muovere. Cioè, io rimango da questo punto di vista, diciamo così, anche molto, molto focoltiano, cioè nel senso che io credo che
comunque si debba lottare perché l'azione informi la vita, cioè vuol dire bisogna necessariamente muoversi all'interno di questo orizzonte, perché se incominciamo invece a osservarla dall'alto è evidente che questa osservazione fa della città, degli spazi abitativi, dei luoghi a cui dobbiamo fare un po' di resistenza, no? Rispetto anche a quello che dicevi anche tu, Federico, cioè, per me era molto interessante, cioè, hai fatto tutta una concatenazione di riferimenti dove c'era sempre la città, ma non c'erano le vite, cioè la città è una serie di occasioni, no? Cioè, certe volte anche noi, anche linguisticamente, pensiamo di nuovo ai luoghi della città, agli spazi della città e rischiamo di perdere di vista la differenza no, che fa la singola vita, no? Cioè che piega, allora, in termini di Losiani, che piega porta su questa superficie. Cioè io credo che la risposta sia, cioè la partita sia un pochino questa, cioè. E quindi cioè essere visionari vuol dire, cioè, capire da dove parte il nostro punto di osservazione, cioè, e quindi che tipo di immagini si formano, cioè, e dunque non lo so, cioè, era un pochino questo anche, no, il tentativo, cioè, di capire come questa dimensione affettiva no, sia poi imprescindibile, ma è una lotta, cioè, come dire, è una linea di forza, cioè non è qualcosa che possiamo dare per scontato, perché io penso che ci sia tutto un modo anche nostro di pensare su cui noi siamo chiamati a essere, no, responsabili, che fa della città qualcosa che resta e delle vite che le abitano delle occasioni momentanee. È a questo punto che bisogna fare, è su questo punto che bisogna fare resistenza. Sì, no, io condivido, diciamo, rispondendo anche a Fabio sul discorso della città vuota, è certo l'utopia, la città è utopica e vuota, ma insomma pensiamo a quello che ci racconta Platone, no? su Atlantide, no? Cioè, l'Atlantide è il dio che costruisce con le sue mani la città fatta di muri e fossati per proteggere no? l'amata Clito, proteggerla dagli umani, dagli altri, no? Quindi la città nasce senza umani, anzi, con i muri che fermano l'ingresso dei possibili umani. Poi c'è il piccolo difetto che, diciamo, il dio si riproduce con l'umano e quindi, diciamo, è lui stesso ad avviare questo processo di popolamento della città che porta alla decadenza nel mito, cioè nel senso gli umani, i re, decidono di abbellire il progetto divino, di modificare quel fossato, di aprire una porta di qua, una porta di là, quello che succede banalmente a qualunque architetto quando arriva qualcuno ad abitare la casa che ha disegnato e inizia a soffrire perché mette il quadro della comunione dalla parete o la parabola fuori del balcone e soffre. Ma diciamo, a parte, quindi diciamo, gli umani, diciamo, la città è stata pensata a lungo come un prodotto non umano in qualche modo, no? È stata immaginata come sulla base di un disegno divino, di un disegno celeste. Questa cosa poi, diciamo, oggi sicuramente non la condividiamo più. Forse è il crollo del muro di Berlino il momento in cui la città cessa di essere disegnata e programmata, immaginata in quel modo, cioè con l'avvento delle moltitudini, no, con questo abbattimento, questo crollo, diciamo, simbolico che apre, diciamo, a questa modernità fluida e anche a una città diversa da quella che era la città europea, no? Cioè, città dove noi veramente ci perdiamo, insomma, perché non abbiamo landmark, non abbiamo più griglie e punti di riferimento, città a macchie di leopardo, eccetera.
Però di fatto la città vuota continua a esistere perché un altro dio forse c'è, che appunto è il dio denaro. Diciamo, c'è una unica divinità di questa era globale, è diventato il denaro, e quindi il rischio che qualche altro Poseidone voglia cacciare gli umani c'è di fatto, no? Insomma, quindi io sono d'accordo, ecco, abitiamo la città, questa è la risposta. Cioè, quando ci viene detto che è indecoroso sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti, perché no, invece io sono anni che propongo il sit-in alle 5 tutti i giorni lì, perché gli umani non possono mai essere indecorosi, sono il decoro naturale, diciamo, della città, no? Quindi, quindi io, diciamo, concordo e metterei veramente l'abitare al centro di una riflessione politica forte, ecco, diciamo, quindi, e quindi lo spazio pubblico, e quindi quello che, no? Anche al di là della proprietà, perché lo spazio pubblico un tempo, ricordo la carta famosa del Nolli, gli interni delle chiese erano considerati spazi pubblici perché accessibili, no? Quindi, insomma, laddove vuoi entrare, a volte ci sono spazi pubblici, i nostri musei a pagamento, che sono di fatto meno pubblici perché non tutti possono accedere a 20 euro ogni volta, no? Quindi, diciamo, ecco, una riflessione così, diciamo, spingere in quella direzione e proteggere questo ambiente naturale della città, che secondo me, se impariamo a difenderlo considerandolo come un patrimonio comune in cui tutti respiriamo, viviamo, camminiamo, ci incontriamo, ci amiamo, eccetera, forse riusciremo anche a difendere l'ambiente, l'altro, che comunque è più distante da noi, insomma, no? E se non facciamo questo passaggio, secondo me non riusciremo a difendere neanche gli oceani e le montagne, insomma. Mi taccio. Bene, mi viene in mente il detto di un grande poeta spagnolo, Jiménez, il quale una volta ha detto: sono stato negli Stati Uniti, sono andato in una città americana, non so dove fosse andato, forse Los Angeles. Sono terribili, non hanno le piazze. È un'osservazione molto bella, no? Non hanno le piazze, ci sono solo strade. Però forse ci possiamo fermare qui, visto che siamo già con un piede nel tema della volta prossima, no? Nel tema mio e di Fabio, cioè la città ideale, la città proibita. Se la città ideale sia una città proibita, no? Una città in cui è proibito vivere, in ultima analisi. E dunque, qual è la vera città ideale, quella disidealizzata, diciamo così. Questo è un po' il campo in cui forse, immagino, ci muoveremo con Fabio la prossima volta. Allora, grazie intanto, Giorgio De Finis. Sì, diciamo che la prossima volta è il 7 aprile alle 19 per i nostri ascoltatori. Per i nostri ascoltatori. Grazie mille per l'aiuto che ci hai dato, naturalmente. È stato un piacere, grazie a voi. Spero a prestissimo, e anche che continueremo questa avventura oltre i tre incontri, insomma. Quindi stiamo muovendo i primi passi. Grazie, buona serata. Grazie anche a voi a tutti, eh? Bellissimo incontro. Ciao Riccardo, grazie a te.